Sì, eccoci, come stai? Ti tutto bene, mi senti, Ale? vedo che sei in treno. Sì. Ti sento benissimo io. Perfetto. Allora, ti chiamo perché qualche giorno fa è uscito un articolo sul sito che si occupa di alta fedeltà che raccontava che il settore home theater è ormai al collasso, citando peraltro tra le fonti decisamente autorevoli, oltre che Videogamma, anche MP e soprattutto te. Una ricostruzione che però secondo me stona un pochino con la realtà del mercato e degli specialisti, ovvero i tuoi clienti, come Sì, ma in realtà noi abbiamo già. aspetta, anche perché lo Sì. ricordiamo per chi non conoscesse MP, penso per esempio ai tuoi prodotti Klipsch, alla serie RB ed RC, tanto amate dagli appassionati di home theater grazie all'alta efficienza, perché sappiamo che alla fine i amplificatori home theater non è che abbiano tanta riserva di potenza, ma penso anche a Sonos Faber, ai diffusori della serie Olimpica, per esempio, Sonetto, Vox, alla serie Dencasso Palladium, poi alle elettroniche Makintosh, insomma, come stanno veramente le cose? Sì, noi abbiamo già smentito questa cosa, abbiamo già mandato una lettera per cui, come dicevi te, noi oltre che nel mercato Hi-Fi, due canali, siamo presenti anche nel mercato home theater. Ti dirò di più, noi quest'anno abbiamo avuto anche dei risultati ottimi sia da un punto di vista del due canali Hi-Fi classico high-end, ma anche per quanto riguarda il mercato home theater, cioè noi. Sia la fascia alta, diciamo, per cui le elettroniche audio video Makintosh o i diffusori di alta fascia Sonos Faber, abbiamo fatto degli ottimi impianti, ma anche la parte, diciamo, media, per cui tutto il discorso dei diffusori home theater Klipsch, siamo andati molto bene, per cui la realtà dei fatti è questa, insomma, ecco. Voi sarete presenti anche al Milano High Fidelity con una sala gigantesca, da quello che so, e sarete magari anche presenti Sì, in no. qualche Beh, noi in altro. realtà, sì, noi copriamo un po' tutti i nostri marchi al prossimo Milano High End tramite dei nostri partner lombardi. Avremo sia una sala dove suonerà l'high-end classico con dei Makintosh, diffusori Makintosh, elettroniche Makintosh di fascia altissima, Eclipse, e un'altra sala dove avremo anche un impianto home theater. Guarda Costituito caso. da il nuovo MX100 Makintosh, il finale Ok. multicanale e un giro di casse Sonos Faber di fascia medio-alta, per cui la serie olimpica. E poi avremo anche la presenza con Acuphase e con altri nostri marchi, per cui invito tutti gli appassionati a venirci a trovare, insomma. Beh, io ci sarò, Alessandro, noi saremo, copriremo il Milano Fidelity come media partner della manifestazione, saremo lì già da venerdì pomeriggio per seguire anche le fasi dell'installazione e a questo punto ci vedremo sicuramente. Grazie ancora per la tua Ottimo, disponibilità. non vedo l'ora di riabbracciarti. Ciao Emidio, Bene, ciao Alessandro, buona grazie. giornata, ciao, grazie.